Al via dal prossimo 22 agosto e fino al 29 la 18ª edizione di Cordata per l'Africa nel monastero di San Basilio. Tanti appuntamenti contestuali a quelli dell'edizione 730 della Perdonanza Celestiniana. Questa mattina nel monastero delle Suore di Clausura di San Basilio la presentazione dell'evento a cui hanno preso parte tutti i principali attori che oramai da anni costituiscono lo zoccolo duro di una manifestazione ormai consolidata del capoluogo di regione. Noi ci proponiamo di non spendere soldi, ma di raccogliere soldi per le nostre suore e per le loro missioni in Africa e nelle Filippine. È un'utopia, ma è anche uno stimolo molto forte per ragionare su alcuni temi che di anno in anno si aggiungono. Quest'anno, per esempio, ci sarà anche il tema dell'inclusione, con penso un coordinamento con quella che è l'idea celestiniana. Quindi si allarga la cordata con enti, associazioni che vogliono partecipare, che vogliono dire la loro, che vogliono essere all'interno del meccanismo della perdonanza, quindi non è una parallela, ma è una perdonanza alternativa, ovviamente senza polemica, nel puro do spirito celestiniano. Questa edizione è la prima senza Suor Germana, l'avete ricordata, è un momento anche di riflessione sotto questo punto di vista. L'onda emotiva della morte di Suor Germana nel marzo scorso è stata fortissima, era un personaggio veramente, veramente celestiniano, quasi 80 anni di clausura, pensate, 80 anni dietro delle sbarre di un monastero. Quindi è dedicata a lei questa edizione, alla sua determinazione, a tutte le strigliate che ci faceva, perché alcune volte facevamo delle intemperanze qui nel monastero, perché siamo sempre in un monastero di clausura. Però grazie alla loro fiducia noi riusciamo ad organizzare una manifestazione a costo zero e addirittura riusciamo a raccogliere dei fondi per aiutare le missioni e aiutare le loro difficoltà economiche. Quest'anno, all'interno degli eventi organizzati, ci sarà anche un convegno dedicato all'intelligenza artificiale dal titolo L'intelligenza della pace nell'era delle AI, che si terrà al Centro Congressi Zordan il prossimo 24 di agosto. Secondo summit, il perdono nutri il mondo, organizzato da Francesca Pompa e dalla One Group, è appunto questo, con presenze importanti, Maria Stella Germini, Tagliaferri, dei personaggi rilevanti nel panorama nazionale che approfondiranno questo tema sull'intelligenza artificiale, che è di straordinaria ed importante attualità. Lo terremo nell'aula Zordan, agli ospiti dell'Università dell'Aquila, proprio qui accanto, nel Centro Congressi San Basilio, perché era parte in un tempo del monastero, ora è utilizzato dall'Università dell'Aquila.